Dopo la pausa natalizia, il San Salvo riapre l'anno solare con il dichiarato intento di tenersi a distanza di sicurezza dalla temuta zona play-out, ancora troppo vicina per potersi permettere sogni tranquilli. Al Davide Bucci arriva il Colonia Paese, che punta invece a ripetere il girone di ritorno della passata stagione per rientrare a pieno titolo nel novero delle papabili all'approdo in zona play-off, distante al momento 5 lunghezze. Il primo brivido è dalle parti di Cianci, che evita la fulminea disfatta grazie anche al mancato tapine ravvicinato di Di Antonio sul ghiotto spiovente di Potacqui. L'11 San Salvese si assesta in difesa ed evita le solite amnesie collettive che hanno dato in passato cocenti delusioni. I padroni di casa tentano la sortita al 21esimo con il vano tentativo di Palombella operato da Crisci, sfera che supera la trasversale. L'11 in casacca gialla ci riprova pochi istanti dopo, anche se in maniera poco convinta. La pressione San Salvese ha il suo culmine massimo al minuto 38, quando la gara si sblocca. Di Pasquale ha un'ottima intuizione, lanciando in profondità l'avanzato Di Laudo, lesto a sorprendere la retroguardia biancazzurra e a ghermire il pallone che si spegne nel sacco. I ragazzi di Grillo non si scompongono più di tanto e cominciano a guadagnare terreno, producendosi prima del riposo in due interessanti controffensive, dapprima con la fiondata di Potacqui che si spegne tra le braccia di Cianci e successivamente con il 10 biancazzurro che lancia Chiara Stella, fermato dalla provvidenziale uscita di Cianci. La seconda frazione si apre con un episodio inusuale, l'infortunio del primo assistente, il signor Pellicciotta di Lanciano, che rimane dolorante a terra per qualche minuto ma che riesce, dopo la cura dei sanitari, a riprendere il suo ruolo. Il San Salvo, che al 12esimo si fa vivo con Marinelli, il quale non riesce ad aggirare Capetola fuori dai pali, non dà continuità alle sue manovre offensive e dà quasi l'impressione di accontentarsi del vantaggio striminzito. Grosso errore quello dei ragazzi di Marcello, che in questo modo danno occasione agli ospiti di spostare al loro vantaggio il baricentro del gioco, con la porta di Cianci messa a repentaglio in più di una occasione. Al 29esimo Ciarlariello è tempestivo per chiudere sul fondo la pericolosa incursione del neoentrato Puglia. Tre giri di lancette e ci prova Saccia, che vince di forza il duello con Del Borrello, ma sparacchia alle ortiche dal limite d'area. Brividi al 35esimo col fortuito retropassaggio di Felice, che mette in azione suo malgrado Puglia, ma riesce nel prosieguo a rimediare calciando sul fondo. La pressione del Colonia trova il giusto sfogo al 43esimo, quando al termine di una mischia furibonda in area San Salvese, Stacchiotti è il più lesto ad affondare il colpo, che mette KO Cianci e compagni. Al peggio non c'è mai limite, si usa dire, e la definizione potrebbe risultare azzeccata al 45esimo, quando il Colonia sfiora il colpaccio con Chiara Stella, il cui diagonale fa correre un grosso brivido sulla schiena ai San Salvesi e ai propri tifosi. Prima del triplice fischio del signor San Gregorio dell'Aquila, l'ultimo acuto è ancora degli ospiti, con Cianci provvidenziale sul piazzato da limite di Potacqui. Mister Grillo, il maggior coraggio della sua squadra nel secondo tempo ha dato i frutti sperati. Alla fine poteva scapparci anche il colpaccio. No, il colpaccio, io dico, alla fine poteva scapparci un risultato meritato. Secondo me oggi la squadra ha giocato bene, ha fatto una grossa prova. Per il numero di occasioni, per il predominio possesso palla, meritavamo di vincere. Abbiamo giocato contro una squadra molto ordinata, coriacea. Il secondo tempo si sono difesi ordinatamente, ma io credo che il pareggio sia un po' più stretto a noi che a loro. Il secondo tempo loro ci hanno creduto, ci hanno pressato, noi abbiamo subito un po' il loro gioco. Peccato, perché la partita era quasi finita, prendere gol così, insomma, dispiace, anche perché io non sto a contestare le decisioni degli arbitri, ma ha fischiato una punizione vicino alla panchina che praticamente non c'era. Lui sostiene che è un'entrata a piedi uniti, noi abbiamo visto diversamente, però insomma, sappiamo che alla fine il risultato del campo probabilmente è quello più giusto, al di là di quello che uno può dire.